E adesso, a proposito di Calvino, non è reginato, continua la nostra giornata di studi, proprio parlando del rapporto del Calvino e il gioco. Grazie. Abbiamo sentito con queste due bellissime letture di Vittorio come il gioco sia, come molto largamente noto, un tema letterario in Calvino, ma anche una forma letteraria. Cioè ci sono nei testi di Calvino spesso tarocchi, per esempio, o scacchiere, ma talvolta i testi di Calvino interi sono strutturati come scacchiere o tarocchi, quindi sia forma che contenuto in qualche modo della narrazione. È comune abitudine che questo gioco calviniano appartenga a una fase della sua produzione narrativa, cioè a quella tardiva, detta postmoderna, che inizia con gli anni 70, diciamo, poi lui muore negli anni 80, e quindi in qualche modo l'attitudine combinatoria dovrebbe essere, secondo questa interpretazione, di tipo appunto ludico, ma inteso in senso appunto leggiadro, potremmo dire, usando un termine vecchissimo, disimpegnato in qualche modo, no? Ecco, io in questa mia brevissima conversazione vorrei affermare che la prassi del gioco è presente in Calvino fin dall'inizio, cioè fin dagli anni 40, agli anni, diciamo, della resistenza, della rappresentazione della guerra partigiana, e quindi è una costante, è una lunga fedeltà a un tema, quello giocoso, per questo si chiama così questo mio breve intervento. E la seconda affermazione che vorrei provare o argomentare è che non sia poi così leggiadra, che ci sia una componente in qualche modo oscura, che la sia sempre assediata dal caos, che l'insidia dell'insensatezza, del nulla, del disordine, sia continuamente evocata nell'atto stesso di esorcizzarla. Questo è, diciamo, lo scopo di questa mia brevissima conversazione. Per argomentare questa mia interpretazione, evoco per un attimo un luogo della letteratura italiana, conosciutissimo a livello internazionale, notissimo anche a voi, non di Calvino, è uno degli episodi forse più noti in cui il gioco viene tematizzato in un testo letterario. E si tratta appunto della pagina in cui, nel romanzo di Collodi, Pinocchio, in groppa a un ciuchino parlante, arriva al paese dei balocchi. Arriva in questa utopica repubblica infantile in cui, fra strepiti e chiassi festosi e liberatori, branchi di monelli giocano chi ha le noci, chi ha le piastrelle, chi ha palla, chi ha velocipede, chi ha mosca cieca, eccetera, in un interminabile elenco ludico. Lucignolo gli spiega a Pinocchio che in quel paese il tempo dei calendari è completamente sovvertito. Gli dice: figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col primo di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre, no? Fermando il tempo. Grazie agli studi antropologici di Ernesto De Martino, ma soprattutto di Claude Lévi-Strauss, che Calvino conosceva molto bene, sappiamo che presso i cosiddetti popoli primitivi il bricolage, la sospensione delle gerarchie sociali, il sovvertimento del tempo erano caratteristiche del pensiero magico e del rito. Quindi il rito, la sfera del gioco, la sfera del sacro sono in qualche modo comuni, hanno un'area di famiglia, diciamo. Del resto l'origine di molti giochi classici si trova in antiche cerimonie sacre. La palla, per esempio, rinvia a un gioco in cui gli dèi si contendevano il cielo e il sole. Quindi, in qualche modo, quella piccola palla, altro non è che il sole, insidiato dagli dèi. Così come la scacchiera può derivare probabilmente da antichi strumenti divinatori. Miniaturizzando il mondo, il pensiero mitico cerca di controllarne le forze oscure, ritualizzando, appunto, quella che viene chiamata crisi della presenza, cioè il decorso del tempo e la morte, che si cerca appunto nel pensiero selvaggio, come dice Lévi-Strauss, di tenere a bada. Del resto Omero, non a caso, pone fianco a fianco una pagina in cui lo strazio della morte è più acuto, è il 23° dell'Iliade, cioè il momento in cui la morte trionfa, il funerale è quello di Patroclo, e subito dopo la descrizione dei giochi che seguono il funerale. Quindi la parentela, diciamo, la vicinanza antropologica tra gioco, rito, diciamo, e morte, esorcismo sulla morte, è molto forte. Calvino lo sa bene, lo sa con quella sapienza profonda che hanno gli scrittori di grande livello, lo sa anche perché a Parigi soprattutto, ma anche prima, studia la fiaba prima e l'antropologia culturale poi, fino poi anche a forme combinatorie. Quindi, diciamo,
secondo me, la prima fase della cosiddetta prima fase neorealistica nei manuali di scuola della narrativa di Calvino, è invece già intessuta di queste figure, diciamo, in cui il gioco e la morte si fronteggiano. È lo scenario della guerra partigiana, però vista dagli occhi di un bambino, Pin, che è un marginale, è un reietto, non è solo un bambino, è doppiamente straniante la sua presenza nel testo, è insieme un bimbo, reietto e straniante. Leggo la prima citazione del vostro repertorio. Pin, come sapete probabilmente, ruba una pistola a un marinaio tedesco nella camera della sorella, che è una prostituta. Questa pistola diventa insieme, diciamo, un oggetto magico di grandissimo potere sul mondo. Può fare come i grandi, ha anche una figura fallica, se volete, diventa grande con questa pistola, può sparare ai ragni, può sentirsi grande, e la trascina nel bosco, in un bosco fiabesco. E lì dice: se Pin avesse il coraggio di giocarci, farebbe finta che fosse un cannone, ma Pin la maneggia come fosse una bomba. La sicura. Dove avrà la sicura? Pin la punta prima contro il tubo della grondaia, poi contro un dito, il suo dito, e fa la faccia feroce, tirando indietro la testa e dicendo tra i denti: o la borsa o la vita. Poi trova una scarpa vecchia e la punta contro la scarpa vecchia, contro il calcagno, poi nell'interno, poi passa la bocca dell'arma sulle cuciture della tomaia. È una cosa divertente, una scarpa, un oggetto così conosciuto, specie per lui, garzone ciabattino, e una pistola, un oggetto così misterioso, quasi irreale. A farli incontrare l'uno con l'altro si possono fare cose mai pensate, si possono far loro recitare storie meravigliose. Quindi l'origine stessa del racconto, della narrazione fiabesca e resistenziale ad un tempo, dentro il bosco partigiano di Pin, bambino reietto, unisce insieme, unendo insieme cose lontane, come si fa nel gioco. Il gioco è altamente metaforico, no? Tende a unire cose lontane. Funziona come le figure nelle poesie, creando interstizi in qualche modo eretici rispetto al pensiero logico, anche così funziona. Quindi unendo insieme una scarpa vecchia e la pistola nuova, crea storie infinite. Ecco, penso che questa sia una prova abbastanza concreta della presenza del gioco fin dall'inizio, fin dal Calvino, cosiddetto neorealista. Dicitura molto da rivedere per molti aspetti. Va bene. L'altro notissimo testo letterario che coinvolgo è Il Cavaliere Inesistente, del Trilogia Araldica. Siamo quindi dopo gli anni 40, ma siamo ancora negli anni 50, no? Siamo ancora appunto in un'epoca in cui invece si parla di un Calvino appunto favolesco, che ricompone il ciclo carolingio, lo reinventa. E qui abbiamo un cavaliere che non c'è, è una armatura vuota, retta dalla forza della ragione e della logica, no? Sarebbe tutto combinatorio lui, tutto logico, ma così logico da essere incorporeo, non ha corpo. Desidera fino a un certo punto essere vivo, ma non può mai essere vivo. Per esempio non può amare, no? In una scena d'amore una signora le offrirà le sue bellezze e lui non potrà far nulla che stendersi freddo e metallico sul letto della signora stessa. Quindi cosa fa Agilulfo, il cavaliere inesistente, per cercare di sottrarsi al nulla, per venire, cavarsi fuori dalla morte, per scappare via dall'insensatezza, dal caos? Ricombina giocando degli oggetti e dice, qui la narrazione è riferita al giovane Rambaldo che lo vede sotto un pino giocare. A quell'ora dell'alba Agilulfo aveva sempre bisogno d'applicarsi a un esercizio di esattezza, contare oggetti, ordinarli in figure geometriche, risolvere i problemi di aritmetica. È l'ora in cui le cose perdono la consistenza d'ombra che le ha accompagnate nella notte, riacquistano poco a poco i colori, ma intanto attraversano come un limbo incerto, appena sfiorate, quasi alonate dalla luce. Stava male. Erano quelli i momenti in cui si sentiva venir meno. Quindi il gioco combinatorio con foglie, pietre, lance, pigne, che conta, mette in fila, ricombina come il bricoleur, come, no? Ricombina questo, è a fronte del fatto che può svanire letteralmente, perché non c'è dentro l'armatura, è solo una forza di lucida ragione che si muove senza corpo. Quindi già dagli anni 40 e poi dagli anni 50 il gioco si presenta in Calvino in forme agonistiche, sempre in qualche modo ambigue, ambivalenti, tra una componente leggiadra, la leggerezza è uno dei valori delle sue lezioni americane,
che avrebbe dovuto pronunciare se non fosse morto in America, appunto sono state pubblicate postume, e quindi i valori della leggerezza sono profondamente connaturati a questo, al suo stile, ma altrettanto, forse meno sottolineati dalla critica, gli antagonisti della leggerezza, la pesantezza catabatica, infernale, che in qualche modo insidia sempre ogni operazione combinatoria e ogni operazione matematica. L'ultima lettura che vi leggo, perché poi il mio repertorio sfociava proprio in un punto di intersezione con le letture di Vittorio, perché la citazione numero 4 è proprio dalle città invisibili e riguarda proprio quel tassello scacchistico su cui si misurano Marco Polo e il Khan, no? Questa immaginaria riscrittura del milione di Marco Polo, e lì certamente si è visto anche dalla lettura, e quindi non lo rileggo, come quel tassello piallato per certi aspetti sembri rassicurare il Gran Khan, che ha bisogno di una mappa del suo infinito impero che non conosce per controllarlo, no? Perché sembra che sia in disfacimento, morso dalle termiti, ma al tempo stesso, proprio perché si risolve in un tassello di legno, in un involucro illusorio, sottolinea il non controllo sull'impero stesso. Quindi si oscilla sempre tra vocazione al controllo e non controllo, tra caos, disordine e pulsione di controllo. Dentro questo campo di forze conflittuali si gioca una partita, diciamo, che non è soltanto giocosa e leggiadra, ma è profondamente tragica. Ecco, all'interno di Calvino, non a caso, il primo romanzo finisce con un colpo di pistola nella notte, sparato dal grande partigiano, diciamo, che prende per mano il piccolo bambino, e lui non sa, ma in coscienza profonda sa, che quel colpo uccide la sorella. Quindi, diciamo, la parabola dell'oggetto magico in quel primo testo è contempo giocosa, fiabesca e tragica. Appunto, quindi non è poi così leggero Calvino. Quindi non rileggo certamente il passo delle città invisibili, che è stato letto molto bene prima di me. Evoco soltanto un altro testo notissimo, una volta si faceva anche le scuole medie, ora meno, i miei figli non l'hanno fatto, io per esempio quando ero alle medie l'ho fatto, e che è appunto Marco Valdo, no? Marco Valdo, che appunto è un insieme di favole moderne, di fiabe metropolitane, di fiabe già all'interno dei primi vagiti della cultura dei consumi di massa industriale in questo paese, che narra, certo, le avventure fiabesche, novellistiche di questo contadino immigrato, inurbato, un nuovo ingenuo che arriva nella metropoli, ma che ha dei bambini, no? E nella casa o nella mansarda di Marco Valdo si scrutano le stelle, si scruta la luna, ma il cielo stellato viene oscurato nei 5 minuti da una scritta luminosa che dice Gnac, Cognac, no? Gnac è il finale di Cognac, che è oscurato da una serie di casamenti davanti alla mansarda, e quindi questo lampeggio del marketing alle sue prime origini in Italia, oscura la luna, oscura le stelle. E allora i bambini di Marco Valdo, Pietruccio e Michelino, giocano due giochi diversi. L'uno industriale, quello sotto la luce al neon dello gnac, l'altro romantico e premoderno, sotto la luce delle stelle della luna. Vi leggo brevemente. C'era la notte, Pietruccio e Michelino sgranavano gli occhi nella notte e si lasciavano invadere da una calda e soffice paura di essere circondati da foreste piene di briganti. Poi il gnac. E scattavano coi pollici dritti e gli indici tesi, l'uno contro l'altro. Alto le mani, sono Nembo Kid, che sapete è il nome italiano di Superman, no? Quando ancora non si traslitterava in quel modo l'eroe dei fumetti, no? Appena arrivato, quindi era stato italianizzato in Nembo Kid. Quindi i ragazzini giocano ai supereroi quando c'è gnac e ai boschi incantati quando c'è la luna. In questa alternanza, diciamo, abbiamo anche l'impatto antropologico profondo sul gioco, che è un elemento basico, diciamo, dell'antropologia umana, di quella che si chiama mutazione, cioè il passaggio dalla cultura preindustriale alla cultura dei consumi di massa. E anche qui il giocoso Marco Valdo è attraversato da lampi e da bagliori di angoscia. Non è poi così leggiadro anche questo insieme di novelle. Grazie.